Ciao ragazzi e bentornati a Pezzoni, decima puntata, quindi un ottimo landmark, come si dice? Landmark. Sì, no, una specie di milestone Ecco, per dirla milestone, in esatto. termini lavorativi, però non so, volevo essere più, come si dice, sinfonico, anche perché oggi parleremo di qualcosa di sinfonico. Con questo podcast fatto, scritto, interpretato da Simone Trimarchi e Dario Marchetti, che vi porta alla scoperta di sei pezzi, sei pezzoni ogni settimana. Questa settimana, tra l'altro, ci sono veramente delle cose nuove, delle cose vecchie, delle cose progressive, delle cose rock, cioè per tutti i gusti, Dario. Ma qui stavi a fare una citazione di Bruce Dickinson, ho capito. No, no, no. Eh? Ah, Quando fa però something old, something new, something from a Jurassic period. E allora, sai cosa c'è From Our Jurassic Period? La nostra sigla. Mentre invece vi ricordo che il gruppo Telegram è una cosa nuova, mi raccomando. Sigla! Pezzoni. Ok, quindi dicevamo, partiamo dal gruppo Telegram, ragazzi iscrivetevi, ci facciamo un sacco di chiacchierate all'interno del e poi rimaniamo in contatto con voi e ci piace proprio anche tirare fuori spunti da quel gruppo e discutere di musica là. E uno degli artisti di cui più si è discusso Eh sì. ovviamente è Caparezza negli ultimi tempi, visto e considerato che è uscito il suo nuovo disco il 7 maggio. Noi arriviamo un po' in ritardo. Pensate, volevo proporre a Dario una reaction al disco di Caparezza per salire le classifiche di YouTube, vero Dario? Ma diciamo che Caparezza, secondo me, necessita un po', come dire, di essere digerito, non è che puoi fare proprio la cosa ta 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 subito appena esce, necessita invece di essere ascoltato, riascoltato e poi ancora una terza, quarta, quinta, sesta volta, perché i livelli, poi Allora, soprattutto in questo disco, sono talmente tanti che la reaction immediata non ci sta, hai proprio secondo me. ragione. Tant'è che secondo me, a parte che il nostro podcast è differente, e qui la citazione l'ho fatta di una qualche pubblicità che adesso non mi ricordo Robe qual de è, banca, robe de banchieri. esatto, roba dei banchieri, che tra l'altro con la musica c'entrano anche in questo momento, che non so se hai sentito dello scandalo Fedez Banche, l'Espresso, ce l'hai, no? Sei sul pezzo. Come dicono a Vabbè, Roma, me lo comunque. insegni tu, il più pulito c'ha la rogna. Esatto, dicevamo, però per quanto riguarda Exuvia, effettivamente se avessi ceduto alla mia voglia di fare facili click con la reaction del disco, probabilmente non sarei arrivato così preparato a questa puntata della disamina che sto per portarvi, perché hai ragione tu, Dario, è un disco da veramente digerire è il minimo, cioè quindi non è un pasto che tu ti godi e poi ti puoi alzare. No, devono passare del tempo, devono passare degli ascolti. Exuvia non è un disco facile, questo lo voglio dire Per assolutamente a niente. tutti. È un concept album, un disco che parla di rinascita, di libertà. L'Exuvia è quella specie di esoscheletro che si lasciano indietro gli insetti dopo che cambiano forma. Diciamo, magari quando un bruco si trasforma in farfalla, quella che lascia per terra è l'Exuvia. E Michele Salvemini, detto appunto Caparezza, in questo ottavo disco cerca proprio di fare la stessa cosa. È un disco che comunque continua la riflessione che sia su se stesso, sulla musica e in generale sull'Italia che l'artista di Molfetta ci propone, ma è un disco che lui stesso ha definito il più difficile della sua carriera, Dario, e ascoltandolo veramente brano dopo brano, secondo me si capisce benissimo perché. Secondo me, allora, qua lo dico, insomma, andrei, poi dovremmo fare una puntata monografica solo su questo disco, perché davvero i livelli di lettura sono tantissimi. Io sono, penso, oltre veramente i 30 ascolti pieni del disco, e ancora sono tantissime le cose da decifrare. Alcune davvero Vero. ci sono pezzi che ancora non ho ben inquadrato, in particolare quello che hai scelto tu, fra poco lo dirai tu qual è, per questa puntata. È secondo me anche uno dei più particolari, dei più ostici, di quelli che hanno davvero più letture, di Pensa. altri. No, io mi riallaccio assolutamente a quello che stai dicendo, perché Il mondo dopo Lewis Carroll è la canzone che ho scelto perché
Io diciamo che i miei ascolti, soprattutto per dischi di questo tipo, si concentrano comunque sul trovare qualcosa di che mi colpisca subito, senza ulteriori riflessioni, per cominciare comunque ad avere il mood del disco, i suoni del disco nel sangue e poi andare appunto a spaziare sul resto. Io sono stato colpito subito dal mondo dopo Lewis Carroll. È la canzone che più della scelta, che è il singolo che comunque Cabarezza ha portato come prima uscita, è la canzone che mi è sembrata proprio più da radio, più, e secondo me, guarda, te lo dico, qui lo dico e qui lo nego, vedrai che sarà il secondo singolo, perché effettivamente ha comunque qualcosa di facilmente riconoscibile. Però volevo portarti questo pezzo proprio in questa puntata, proprio per chiederti: ma tu l'hai capito? Perché io non ho capito di che parla, sto cercando song meaning, questo, quell'altro, e anche tu mi confermi che è difficile. Guarda, io l'idea che mi sono fatto è che questo disco poi sia un po' anche diviso in diverse fasi, se vogliamo, no? C'è sicuramente una prima parte del disco che è molto dedicata a un conflitto interiore legato proprio alle due identità, anzi alle tre identità, potremmo dire: Caparezza, Michele e Mickey Mix, quest'ombra, no? Di questa partecipazione, c'è una canzone, 97, no? A Sanremo, c'è la combo, in particolare poi Fuga da e Campione dei 90, che sono tutte incentrate un po' su questo tema. Quando si arriva in quella parte del disco dove c'è Lewis Carroll, credo che la cosa poi sia più ampia. Forse questa canzone, l'idea che mi sono fatta io, è il mondo dopo Lewis Carroll, cioè dopo che hai vissuto un qualcosa di fantastico come Alice nel Paese delle Meraviglie, cosa ti resta? Non c'è più una meraviglia possibile in qualche modo dopo che sei arrivato, no? Dopo che certi miti sono caduti, o comunque dopo che una certa età è passata, quindi in qualche modo anche una sorta di realizzazione di quello che il mondo è, e quindi anche un po' una perdita dell'innocenza, se così vogliamo dire. Questa è l'idea che mi sono fatto io, ma ovviamente poi la canzone è sicuramente una delle meno, diciamo, leggibili a un primo punto di vista, quindi questa sua orecchiabilità poi contrasta molto con questo aspetto qui, e anche questo è molto interessante. Comunque non potevo non portare appunto il... E hai ragione, dovremmo farne una puntata monotematica, perché tutti i pezzi sono degni di un ascolto, ragazzi, veramente tutti. Dicevo, non potevo non portare Caparezza ed Exuvia come mio, diciamo, cavallo di battaglia in questa seconda puntata Now Playing di Pezzoni, perché è veramente senza ombra di dubbio il disco che... anzi, la musica che io sto sentendo di più nell'ultimo periodo, anche se appunto poi vedrete che sono tornato anche un po' indietro negli anni. Ma adesso tocca a te, Dario, che mi porti oggi? Allora, colgo l'occasione per dire che insomma anche per me è l'ascolto principale in questo momento, proprio anche per questa necessità poi di dover riascoltare bene molte cose, e mi diverte molto sempre con i dischi di Caparezza cercare di non andare a vedere i testi e magari andare a vedere poi quello che ho capito io, rispetto poi quando vado a leggere il testo vero e proprio. A volte capisco una parola per un'altra e ti cambia davvero anche il senso di molte cose, ma ripeto, ne parleremo in una puntata apposta perché merita davvero di essere approfondito. Dunque, puntata Now Playing, quindi ovviamente quello che stiamo ascoltando, anche un po' le nostre scoperte. Io vengo a portarvi in qualche modo un piccolo dono di una band formata in realtà solo da due persone, che è un po' la mia ossessione dai White Stripes in poi, no? In poi questa idea di... sta in fissa così. Lo so, duo. Ma è più forte di me, non so, è un po' un tarlo nella mente, cioè non so. Devo dire che pure io ce l'ho il tarlo, perché secondo me suonare meno sei a suonare è più è difficile, e infatti io sto in fissa con le band in cui suonano in tre. I Rush, vabbè, Power Trio sono ancora, sì, esatto, certo. Però vabbè, certo. I Police e così via. Ma dicevi, però poi ti chiedi: ma questi in due come fanno a fare tutta sta roba? Esatto, che sto sentendo, cioè, te lo chiedi effettivamente proprio, è incredibile, no? Ecco, i Royal Blood sono due ragazzetti, potremmo dire così, che sono molto giovani, britannici, che qualche anno fa se ne sono usciti con un disco, un self-titled, che ha sconvolto un po' una certa immagine del rock. Molti l'avevano accolti come grandi alfieri di una nuova epoca. In effetti quel disco ve lo consiglio davvero, perché dalla prima all'ultima traccia sono tutte delle mine pazzesche, soprattutto se pensiamo appunto che quello che sentite e che vi sembra una chitarra in realtà è un basso ultra distorto, voce e batteria. Questi sono sostanzialmente gli elementi. Arrivano poi dopo con un disco che cerca di bissare il successo del primo, e ci riesce solo in parte, perché citando Caparezza, il secondo album è
sempre più difficile nella carriera di un artista. E arrivano adesso con un terzo album che si chiama Typhoons. Qui, per cercare di cambiare un po' la formula, hanno mischiato un po' con una roba elettronica, insomma, che ovviamente va sempre un po' di moda, e quindi anche qui alti e bassi. Ma c'è una canzone che io vi consiglio che si chiama Boilermaker, che è la più danzereccia, diciamo, di tutto il disco, nel senso che sentite questo riff, quando lo sentirete non potete non scuotere i fianchi, anche se insomma fra poco forse potremo anche tornare a ballare, chi lo sa. Ed è soprattutto è stata prodotta, guarda caso, non c'è un caso perché è la più danzereccia e la meno elettronica del disco, prodotta da Josh Homme dei Queens of the Stone Age. E allora qui, diciamo, l'apparato chitarristico, comunque bassistico, si fa ancora più forte. Mi sembra una canzone, insomma, che spara dritta al punto, ha un ritornello davvero catchy, insomma, funziona bene e merita davvero, secondo me, di essere messa in heavy rotation, come si diceva una volta. Comunque, Something New, Something Old, l'avevo detto, Something Progressive, o almeno sicuramente una parte della mia vita è stata dedicata dall'ascoltare sonorità molto più complesse, quando volevo un po' litigare col mondo e dirti che se non sapevi suonare forse non avevi neanche tanto da dire con i tuoi strumenti. E questa cosa però è successa un po' per caso, perché devi sapere che poi alla fine io non sono per niente un amante del progressive, e anzi trovo la band che sto per citare una band, lo dico, senza cuore. So che ci sono legioni di fan pronti a saltarmi la gola, perché so che è una band del tutto idolatrata, probabilmente anche un po' staccata dal suo reale valore dai fan, proprio quelli oltranzisti, e sto parlando dei Dream Theater. Che è successo? Perché mi sono rimesso a sentire Dream Theater? Perché il progressive oggi come oggi è una delle cose forse più lontane dai miei ascolti. Progressive metal stiamo parlando. Perché noi cerchiamo di stimolare, io e mia moglie, i bambini con dell'ottima musica, e Laura a un certo punto si è ricordata che nella nostra storia a un certo punto è uscito Sins from a Memory, Metropolis Part 2, cioè un disco colossale, cioè, non so come che aggettivo mettere, e l'abbiamo voluto far sentire ai bambini, che vabbè, si sono addormentati, erano ma stanchi. Vorrei essere tuo figlio io, scusami, cioè fatti fermo Dio, cioè vorrei essere anch'io, volevo che qualcuno mi facesse ascoltare i Dream. Quanti anni ha tuo figlio? 9 anni, cioè. E tra l'altro glielo facevo ascoltare e gli ho raccontato, perché tra l'altro è un concept album quello di prima Exuvia, è un concept album questo, è il concept album forse, anche se c'è Operation Mindcrime di Queensryche, che forse definisco sempre come il concept album. Bravo, ditelo al mondo che esistono i Queensryche, ditelo al mondo. È giusto, hai ragione. Dicevo, quindi l'ha fatto risentire al bambino, e che comunque insomma mostrava assolutamente piacere prima di addormentarsi, che tanto stavamo in macchina, quindi non è neanche colpa della musica. E ho colto l'occasione per risentirmi questo, ripeto, capolavoro. Il mio rapporto con i Dream Theater, ve l'ho detto, è conflittuale. È una band che non amo, è una band che ho visto dal vivo parecchie volte, ed è una band che mi ha lasciato un bruttissimo ricordo, perché uno dei pochi concerti a cui io sono andato via prima che finisse è un concerto di Dream Theater, perché trovo Portnoy e soci delle persone che veramente sono, godono nel nell'ascoltarsi suonare, che è una roba che probabilmente ti succede in sala prove quando sei davanti a un pubblico. Io voglio vedere il sudore, voglio vedere che tu dai qualcosa di più, ma non rispetto a quello che sai fare, semplicemente a livello di emozioni. Ma questo è come sono fatto io, e chiaramente sono i gusti personali. E qui già ti sei attirato praticamente l'odio di mezza internet, quindi continua forza, pure, ma ti stai rovinando con le tue mani, vai pure. È giusto, ma questo non mi interessa, ho le spalle larghe. Detto questo, Sins From A Memory è un capolavoro assoluto, un disco monumentale, che tra l'altro un po' secondo me veramente insegna a fare concept album, perché il fatto che una canzone finisca nell'altra, il fatto che ci siano comunque dei piccoli come si dice, tra una canzone e l'altra ogni tanto ci si ferma a parlare, sì, ma sempre rimanendo musicalmente coerenti. Tra l'altro un disco di una produzione
forse mai sentita anche per i Theater, che avevano comunque dei produttori davvero meravigliosi. Ed è un disco commovente, è un disco che racconta una storia commovente, ed è un disco dal quale vi consiglio di ascoltare questa True Rise, che è la meno Dream Theaterosa delle canzoni in questo disco, lo so, non ve lo dovete dire voi, ma è probabilmente una di quelle a cui sono più legato, così come io sono legato a Another Day quando si parla di Images and Words, probabilmente. Però si sta parlando comunque di due opere completamente diverse, e questa è una canzone, secondo me non si può prescindere dall'ascoltare ovviamente ogni secondo del disco, se ti piace la buona musica. Però se devi proprio fare zapping, non farlo, amico mio che stai all'ascolto, non farlo, ascolta di True Rise e capisci che in verità i Dream Theater un cuore ce l'hanno. Ma sei stato veramente, mi sono emozionato, sei stato veramente cioè veramente niente, sto per piangere, davvero. Però la canzone allora, te la ricordi, effettivamente concordo al 100% con te. Allora concordo anche su quello che hai detto, cioè io forse purtroppo li ho visti per l'unica volta nel 2019, quando a Firenze erano venuti anche i Tool per suonare, diciamo loro avevano suonato alle 4 del pomeriggio, probabilmente non erano molto ispirati quel giorno lì, James LaBrie forse aveva un po' bisogno di ossigeno, non c'era Portnoy la batteria, insomma il risultato è stato un po' da band, come dire, band di quartiere, insomma la gente aveva voglia che finissero presto il loro concerto perché poi sarebbero arrivati gli Smashing Pumpkins, quindi capito. Diciamo era un po' quella l'impressione. Sì, sicuramente non saranno molto ispirati da un bel po' di tempo a questa parte, dalla dipartita di Portnoy, che pure era fondamentale per l'apporto compositivo della band, e questo disco che hai citato è un capolavoro, penso anche per chi non conosce, dico in realtà come me che non sono un cultore di tutti i dischi di questa band, ma questo disco lo conosco e forse è quello che conosco davvero per intero, ed è anche nell'Olimpo proprio dei concept album, non solo secondo me, diciamo del prog metal inteso in questo senso. C'è da dire che ecco, al di fuori di qui, sì, spesso purtroppo l'effetto è quello lì che dicevi tu, cioè di suonarsi addosso. Molto meglio, mi permetto di dire, a quel punto puntare su una cosa come i Liquid Tension Experiment, da cui è uscito recentemente un nuovo disco dove è musica puramente strumentale pensata proprio per quello, ebbene facciamo quella. Ma se poi mettiamo in mezzo le emozioni, ecco, qualche volta anche secondo me c'è un po' di carenza. E anche qui a questo punto ci siamo tirati dietro gli hater di mezzo internet, ma appunto noi così ci piace vivere pericolosamente. Assolutamente sì. E vivono pericolosamente anche i ministri? Sì, beh, soprattutto quelli del governo italiano. Qui vedi, mi tiri in mezzo. Io purtroppo, diciamo, con queste band che mi piacciono, appunto il prossimo pezzone che vi cito è dei ministri. Ho sempre un rapporto un po' conflittuale, ma non perché voglio fare quello là che dice però era sempre meglio prima, perché sennò sembra, no, che uno dice cerca sempre questo ritorno ai primi dischi che poi non si può mai realizzare per forza di cose. Io li adoro, ma li adoro per il semplice fatto che sono stata una band, secondo me, che non è scesa praticamente mai a compromessi. In particolare i primi tre dischi che hanno fatto sono stati tre dischi anche della mia crescita, come dire, musicale, diciamo dall'adolescenza un po' verso l'età adulta. Li ho visti dal vivo non so quante volte, ero al Monk a Roma per il tour dei 10 anni del primo disco, i soldi sono finiti, l'hanno fatto interamente, è stato stupendo, e credo che sia un power trio, ecco, torniamo sulla tua ossessione, davvero incredibile a livello di musica live, ma anche sui dischi, insomma, suonano bene. Hanno fatto questo EP che in qualche modo è una sorta di prologo, si immagina, verso il loro prossimo album, si chiama Cronaca Nera e Musica Leggera, che è anche il nome del pezzone che ho scelto. È, diciamo, che è il pezzo che mi piace di più, forse perché sì, rientra un po' in un canone di certe canzoni dei ministri che hanno una forte matrice anche rock. Loro negli ultimi dischi, in particolare i due prima di questo EP, sono andati molto verso anche il cantautorato, che non c'è niente di male ovviamente, anzi, però mi sembra chiaro che alla fine la loro, diciamo, quello in cui riescono meglio non sia qualcosa di puramente lirico, vogliamo dire così, ecco, secondo me hanno un po' perso sotto quel punto di vista lì. Ma Cronaca Nera e Musica Leggera, anche in termini di testo, riprende molto secondo me alcune canzoni, per esempio come Fuori,
dell'omonimo terzo album fuori, insomma, quella capacità che secondo me hanno loro, che a me piace molto quando la trovo di una band, di criticare quello che c'è, diciamo, attorno a loro, quello che vedono, ma di includere anche se stessi in questa critica. E questo lo dico perché Fuori si concludeva, no? Era una canzone che in qualche modo diceva: noi siamo fuori da questo, fuori da quello, fuori da quell'altro, e citava praticamente tutte le categorie un po' della società italiana. Poi alla fine diceva: noi fuori non sappiamo cosa fare, come dire, alla fine siamo fuori da tutto e quindi dove stiamo? Anche Cronaca Nera e Musica Leggera sembra apparentemente solo una canzone, come dire, gli altri sbagliano tutto, noi siamo i fighi, e in realtà dentro questa cosa ci sono, come tutti noi, anche loro, e a me questa cosa piace molto. Tra l'altro questo concetto dell'essere fuori, diciamo che è molto di moda di questi tempi, perché c'è qualcuno che è fuori di testa, no? Ma diverso da loro. È qualcuno che era fuori dal tunnel, ma poi... è qualcuno che era fuori dal tunnel, che abbiamo citato pure nella puntata di oggi. Allora, vado con l'ultimo mio pezzone. Loro sono i Ghost. I Ghost sono una band che colpevolmente, ma veramente, ma era molto colpevole, a me non, cioè non l'ero, mi è sfuggita. Semplicemente mi è sfuggita. Vabbè. Non è successo che i Ghost nascono, è successo che i Ghost fanno delle cose dal 2010 in poi, ed è successo che io l'ho scoperti tra virgolette l'altro ieri. È una cosa di cui mi pento, perché allora ti faccio un attimo l'antefatto. Qui si parla di una band che inizialmente sono svedesi, sono sicuramente una di quelle band che appartiene all'heavy metal per immagine, ma non tanto per musica. Ogni come si dice, riferimento agli Iron Maiden è puramente casuale. E sono una band di cui non si sapeva chi fossero i componenti, perché erano tutti mascherati. Tant'è che si erano inventati questa cosa, che il loro cantante era il Papa Emeritus, okay? Mitico. E ogni volta doveva cambiare, e anche cambiare nome ogni disco. Si raccontavano anche una trama nella trama di che cosa succedeva a questo personaggio, che poi appunto interpretava il cantante all'interno della loro band. Sono una, un gruppo comunque molto, se vuoi, dark, con delle atmosfere e dei giochi di luce molto metal, ma che poi fanno un sano, potente hard rock, neanche di metal, assolutamente, proprio molto dritto, che io proprio, è uno dei generi tra l'altro che io adoro di più. E mi spiace aver visto che, visto che sono andati nelle recensioni dei varie riviste metal, proprio ripeto per il loro aspetto, poi mano a mano che sono andati avanti nella loro carriera, hanno fatto 4 dischi per ora, sono stati criticati sempre di più, perché ma non c'entrano veramente niente col metal, secondo me, a livello musicale. Comunque, il pezzone che ho scelto è molto famoso, quindi le salto un po' il perché l'ho scelto, perché lo dovete ascoltare. Si chiama Square Hammer, è una pezza, proprio un pugno, e volate via, perché secondo me è una canzone... Una martellata. Sì, se penso che è scritta nel 2014, non ci credo, perché sembra musica che viene dagli anni 80, però prodotta bene, con il rock giusto e così via. Vi dico solo questa curiosità, perché a un certo punto, in verità, questo Papa Emeritus si è scoperto chi è Tobias Forge, il cantante appunto dei Ghost, perché si è rivelato, perché nel 2017, se non sbaglio, tutti gli altri membri del gruppo gli hanno fatto causa. Devi sapere questo. Cioè, in pratica hanno portato in tribunale questo Tobias Forge, e lì finalmente si è svelato chi fosse, perché parlavano di, praticamente lui aveva atteggiamenti da padre e padrone, come se la band fosse sua, cose del genere. E la cosa bella è che lui la causa l'ha vinta, perché la verità è che la band è sua, è un suo praticamente progetto, e loro sono solo dei turnisti, e quindi li ha cambiati e li ha sostituiti con altri. Meraviglioso, meraviglioso. Tra l'altro, sì, io adoro i Ghost, soprattutto appunto per questa cosa delle immagini che tu hai citato. Ma musicalmente, a molti so che hanno fatto storcere il naso. A me invece piacevano proprio per questa cosa che hai detto tu, hard rock. Poi in realtà, appunto, sì, con l'heavy metal di fatto c'era poco a che fare. A me hanno ricordato molto
anche delle cose un po' tipo di un certo Alice Cooper, assolutamente qualcosa, assolutamente. Anche dei Mercyful Fate, anche un po' per la messa in scena di alcune cose, insomma, secondo ricordano me un po' i Kiss musicalmente, anche, certo, cioè, certo. Non... Alice Cooper molto, certo. Tra l'altro ha fatto un discone, adesso ne dovremo parlare, perché questo signore con l'età che c'ha tira ancora fuori i grandi dischi. E no, però i Ghost assolutamente, secondo me, meritano. E quello che io mi chiedo tuttora è, diciamo, queste band che nascono un po' con questa gimmick, se vogliamo dire, no? Un po', sì, anche delle maschere, eccetera, poi che fine fanno? Secondo me, tolta di mezzo questa storia ormai dell'identità, Forge potrà continuare a fare tranquillamente dischi anche con questa attitudine, senza perdere nulla, perché poi il mistero in realtà conta ben poco. Quello che, a noi ci frega, come dire, è la concretezza, i pezzoni, la musica, esatto, la capacità di prenderci a martellate con la musica. Andiamo a chiudere. Stiamo andando un po' lunghi, ma non dire nulla, fai finta di niente. Non andiamo a chiudere col sesto pezzone. E un'altra band britannica, ma giuro che non mi paga Boris Johnson. Non sono, secondo me sì, sei un amico personale di Boris Johnson. Magari. Anzi, ti hanno mai visto con Boris Johnson nello stesso posto? Secondo me sei Boris Johnson. Magari se sono amico di Johnson mi fanno un vaccino Johnson & Johnson. Questo è probabile. Vabbè, fermiamoci qua, che altrimenti non sappiamo dove possiamo arrivare. Dicevamo, l'ultimo pezzone, ancora una band britannica, e che ci vuoi fare, alla fine da quel posto lì continua ad arrivare grande musica, soprattutto rock. Parliamo degli Idols, una band che si definisce post-punk, qualcuno dice post-meta, insomma quelle classiche band che si danno tante etichette, ma poi alla fine sono davvero difficili da definire. È una band che mescola tante sensibilità, c'è sicuramente qualcosa di metallico, qualcosa di punk, qualcosa anche di semplice rock, e a volte, grazie alla voce del cantante, è qualcosa di poppeggiante in alcuni tocchi. Sono una band relativamente giovane, hanno fatto 3 dischi se non erro, ma sono partiti davvero meno di 5 anni fa, e tutti e 3 i dischi che hanno fatto sono ottimi. Io vi consiglio una cosa che è uscita davvero da pochissimo, una canzone che in realtà è una cover, andrà a far parte di un disco che sarà un tributo al chitarrista dei Gang of Four, altra band britannica appunto punk post-punk, Andy Gill, che è scomparso nel 2020, e una cover appunto dei Gang of Four, si chiama Damaged Goods, è molto carina perché prende una canzone, appunto vi consiglio di ascoltarle tutte e due e fare anche un raffronto, riesce, come dire, a non snaturarla da un lato, ma a dargli un carattere davvero interessante, soprattutto grazie alla voce del cantante degli Idols, che è davvero unica. E interessante anche il fatto che poi non starò a citarle, lo faremo forse un'altra volta, ma avevo ascoltato delle band italiane prima di conoscere gli Idols, pure che, insomma, band che mi piacevano molto, poi ho scoperto gli Idols, ho capito queste band italiane da dove erano uscite fuori, cioè da dove avevano preso, come dire, tutta la farina che non era del loro sacco, ma era evidentemente del sacco di qualche britannico, di qualche oltremanica britannico birichino. Che poi questa roba delle cover che riescono a non snaturare i pezzi, ma in un modo o nell'altro a cambiarli, a dargli personalità, io sono un mega iper super fan, quindi assolutamente ascolterò questo pezzo degli Idols. Anche perché si parla di punk, tu considera che io sono un cultore dei gruppi punk che rifanno le cover metal e viceversa, quindi ti porto in un mondo un giorno che tu neanche ti sogni. Non vedo l'ora. Non vedo detto l'ora. Questo, ragazzi, la puntata di Pezzoni numero 10 è finita, spero che vi sia piaciuta. Se volete supportarci come potete, parlate di questo podcast con gli amici, commentate se vi trovate su YouTube, ma se invece siete su Spotify, semplicemente, appunto, condividete la passione per la musica con altri, entrate nel nostro gruppo Telegram, che sicuramente poi lì, appunto, c'è ancora da parlare molto rispetto a quello che abbiamo detto oggi. Anzi, ci troviamo su Telegram per dircene 4, Dario, che dici? Ma assolutamente, poi lì ci sono anche, praticamente voi entrate nel gruppo, ci sono i nostri IBAN, quindi insomma, poi ecco, no, quello posto ancora così, no, ancora no. Una cosa a piacere, esatto. Un caffè. Grazie per aver ascoltato, ragazzi. Ciao ragazzi, alla prossima.